Buongiorno, come state? Tutto bene? Tutto a posto? No, non siamo a mangiare, anche se il tavolo è apparecchiato. E oggi vi volevo parlare di una ricettina di autoproduzione, semplice semplice, del sapone. E sapone per il bucato oppure sapone per lavarsi a posto del bagno schiuma e niente, è una cosa semplicissima da fare, però basta un po' di attenzione. E perché questo video? Non perché ci sono tantissimi video dove vi spiegano sapone fatto in casa, sapone di qua, l'oliva. Io l'ho voluto fare un po' per magari anche i principianti, come sono stata anch'io all'inizio, ed è stata una cosa molto 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 bella per me. Cioè, a me piace sperimentare tutto, e cioè non è che non ho soldi per comprarmi il sapone oppure il bagno schiuma, e è una cosa bella, cioè provare, sperimentare, riuscire a capire se non so se proprio voi riuscite a fare, e non si sa mai, in caso di necessità vi trovate e magari non c'è più internet, non c'è più. Io sono un po' drastica, ultimamente. Poi e cosa succede? Non avete tempo di andare a fare la spesa, no? Cioè, sono tante cose, però è bello anche utilizzare il proprio cervello, proprio le mani, cioè utilizzare le mani, perché tanta gente non utilizza più né il cervello né le mani. E utilizza i computer, utilizza, non pensa più, non realizza più nulla, e niente, ci si perdono tutte queste cose vecchie, antiche, che una volta le facevano le nostre nonne, i nonni. Insomma, a noi non è che dobbiamo tornare indietro, oppure pensare che un pezzettino di sapone di Marsiglia costerà 1 euro, neanche, cioè, oppure sole, bucato, me ne so io. Però il bello è che con pochissimo voi riuscite a realizzare, vedete, questo è il mio sapone, sono vari pezzi di sapone fatti in casa, che hanno 2 o 3 anni, e io addirittura ce l'ho grattugio oppure lo sciolgo. Questo è misto cocco, e poi gli do tutte le varie formine così. E niente, è bello anche provare queste belle cose. Allora, oggi vi ho apparecchiato questo tavolo qui, che abbiamo bisogno di una pentolaccia vecchia, ok? E dei guanti. Io uso guanti quelli blu, gialli, insomma, gli occhiali di protezione, perché utilizzeremo la soda caustica in scaglie, che sarebbe poi questa. Io uso questa, c'è scritto così sopra, soda caustica in scaglie. Io ne ho qualche barattolo. Utilizziamo un litro, un chilo, sarebbe 1 chilo d'olio, perché nel sapone si parla di grammi. E poi abbiamo bisogno di un blender, ok, elettrico, e di oggetti in vetro, un cucchiaio di legno per mescolare, un altro così per dare la forma, e poi vi farò vedere dove lo mettiamo. Vediamo se ce l'ho qui. Un cartoccio così di me l'ha dato il mio macellaio di fiducia, dove c'era della carne dentro, non so cosa c'era.
lo mettiamo qui dentro a stagionare. Ok, ora come procediamo per fare questo sapone? Si chiama sapone tutto oliva, che gli ingredienti principali sono 1 chilo di oliva, io ho preso questo da poco, olio di Sansa, di olio da discount. Cioè, non andate a prendere degli oli extravergini, buttate via i soldi e non ne vale la pena. Poi 300 grammi di acqua e uno sconto soda, si chiama sconto soda del 5%, che sarebbero 128 grammi di soda caustica in scaglie. Come procediamo? Dobbiamo mettere l'acqua, che sarebbero 300 grammi di acqua, quindi mettiamo 300 grammi di acqua qui, ok? Prima ci mettiamo i guanti. Io vi faccio il video in diretta come piace a me, non piacciono. Tanto sarà una cosa veloce. Ok, la procedura sarebbe questa. Ok, mettiamo. Ok, 300 grammi di acqua. Ah, ci vuole anche una pesa, questa qua. Io uso questa. Ok, mettiamo 300 grammi di acqua. Lo mettiamo direttamente nella pentola. No, ho messo troppo, 307. Vediamo. 292. Ne ho rovesciato troppo. 2,96. 300. Vabbè. 301. Ok. Quindi lo rovesciamo dentro la pentola, l'acqua. Ok. Mettiamo da parte. Poi dentro questo recipiente di vetro mettiamo qua a pesare, facciamo 0, ok, e mettiamo 128 grammi di soda caustica. Questo è un tappo per i bimbi e chiusura, ok, quindi sono le scaglie. Mettiamo, guardate, gli occhiali di protezione. Rubellino, bellina, devo levare via questi. Ok, perché la soda caustica è locale arieggiato, vedete? Come sono bellina. Quindi 128 grammi di soda in scaglie. Bisogna stare attenti perché il vapore è tossico. 110. Abbiamo messo troppo. Ventotto. Sì, perfetto. Okay, chiudiamo questa cosa. Allora, la reazione della soda caustica. Allora, io utilizzerò questo cucchiaio di legno. Quindi
arriverà a una temperatura altissima, quindi state attenti alle mani, quindi guanti alti, perché basta uno schizzo. È la stessa cosa che si usa quella per disostruire dei tubi, quelli chiusi. Quindi l'occhio, bisogna stare molto molto attenti. Quindi si versa la soda dentro l'acqua, ok? Ok, vedete? Bisogna stare molto attenti perché fa un vapore tossico. L'acqua arriverà, è bollente, ha una reazione bollente, quindi state molto molto attenti. Arriverà a una temperatura di 95 gradi. Dobbiamo sciogliere tutte le scaglie. Ora vi metto in pausa e aspettiamo che si raffreddi un pochino, che deve arrivare a 45 gradi. Ok? Ecco, io l'ho messo leggermente nel lavandino. Vediamo se riesco, ecco, a farvi vedere. Si vede? No. L'ho messo nel lavandino, la pentola, con un po' d'acqua, ok? Per raffreddarlo un pochino più velocemente. Ecco, ora si vede, ok? Con un goccino d'acqua sotto per raffreddarlo. Ok, adesso aspettiamo. Ecco. Dopo che si è raffreddato, vedete, la soluzione di acqua e soda caustica, mettiamo l'olio. Se riuscite a vedere, ora ve lo faccio vedere. Mescoliamo. Poi, ancora caldino, mettiamo in funzione il blender. Vi faccio vedere la reazione che inizia a diventare chiaro. Non vorrei rovesciare, vediamo. Oddio, mi dispiace ragazzi, preso contro. Ok. Grazie.
vedete, inizia a schiarirsi, ok? Noi continuiamo. Deve diventare come una crema pasticcera, ok? Denso, denso, denso come una crema pasticcera. Facciamo un po' di pausa, ora vi faccio vedere di nuovo, vedete com'è diventato? Ok, vedete com'è? Un po' liquido. Mettiamo un po' in pausa, che così dopo vi faccio vedere il risultato finale. Noi continuiamo a mescolare. Ecco, sono tornata dopo 10 minuti. Mi scuso per la qualità dei miei video, però ragazzi, non sono né una professionista né... Ecco, questo sarebbe dopo 5-7 minuti, scusi. Questo sarebbe il nastro, vedete com'è? Deve essere così, riuscite a vederlo? Ecco, deve avere questa consistenza, vedete? Tipo un budino, tipo non so, una crema pasticcera, deve rimanere così. A questo punto, quando è arrivata questa consistenza così, okay, anche un pochino più denso, si possono mettere le fragranze. Allora, le fragranze possono essere, non so, se vi piace, non so, qualche goccina d'olio di lavanda, qualche goccina d'olio di profumato, quello che volete, delle polverine per colorarlo, cioè sono diverse le cose, però finché non arrivate questa densità, vedete come deve essere? Così deve avere questa densità qui. Voi continuate a mescolare, ok? Quindi mettete qualche goccina, poi vi faccio vedere come si mette dentro al recipiente per farlo riposare tutta la notte. Poi vi spiego più avanti. Eccoci qua. Quindi abbiamo messo le essenze, vedete com'è? Deve avere questa consistenza, riuscite a vederla? Così, sembra proprio una crema pasticcera, con l'aiuto di questo cucchiaio, lecca pentole, lo mettiamo dentro a questo recipiente di plastica. Non usate alluminio, non usate altri, cioè potete usare dei cartoni che siano belli rigidi, tipo quelli del latte, oppure che hanno quei rivestimenti, perché questo deve maturare bene. Allora, vedete, l'abbiamo rovesciato qui, questo sarebbe il sapone, pareggiamo bene, pareggiamo così bene, tanto dopo quando lo andiamo a sfornare, ok, viene tutto bellino. Riuscite a vederlo? Sì, ok. Io con questo lecca pentole mi piace dargli quelle forme così, dei avvallamenti così. Oppure più grandi, come preferite, cioè così.
Facciamo più grande, via. Per fare, ecco, per farvi vedere la densità. Non so se riuscite a vedere. Ora. Ecco, questa sarebbe la densità, ok? Poi lo lasciamo maturare e coperto, ok? Coperto tutta la notte. E niente, vi volevo far vedere un'altra cosa. No, questo è meglio che allora, portiamo. Vi volevo far vedere, una volta finito, insomma, il sapone, io lo metto in queste retine per lavarci le mani, queste retine dell'aglio, con questo laccetto, perché li sciacquo e poi dopo l'aggancio qui. Allora, vi volevo far vedere la schiuma che fa con questa retina. Perché c'è la retina? Perché fa una reazione chimica, fisica, chimica, e cosa succede? Si scalda e fa un sacco di schiuma, cioè, vedete, per lavarsi le mani, mettiamo sott'acqua, guardate, queste sono le saponette che voi realizzate con questa ricetta. Ecco, inizia a fare la schiuma. Vedete? E voi vi lavate le mani, lavate, non so, quello che volete. Poi io dopo lo sciacquo, vedete che fa una bella schiumetta. Guardate. Ok, poi si sciacqua sotto così. E avete la vostra saponetta lavamani, non so, a portata di mano. Io lo aggancio qui, così si lavano le mani. Quindi io vi saluto, poi vi ho fatto vedere come diventano i saponi e questo è il risultato. E ora lo lasciamo maturare una notte e il giorno dopo lo tagliamo e lo mettiamo per qualche mesetto a maturare. Fa un buon profumo di oliva, già questo colorino verde oliva, e fa il profumino di lavanda perché io ci ho messo la lavanda dentro. Ok, io dal mio vedete che ho ancora gli occhiali, quindi vi saluto, un abbraccione. Con la ricetta vi metto il link sotto e vi faccio vedere la ricetta, ve la scrivo, ok? Ciao a tutti, ciao ciao. Buongiorno, eccoci qua dopo 12 ore e niente, per sformare il sapone e non sfornare perché non l'abbiamo messo nel forno, sformare dalla forma, toglierlo dalla sua forma. Allora, niente, io ieri sera quando l'ho fatto, lo tengo dentro al calduccio, dentro queste borse, insomma, che lo tengo proprio solamente per il sapone. E sono quelle borse Colbeck, quelle lì che tengono caldo, freddo, ok, mantengono la temperatura. Vi faccio vedere quello che è venuto fuori dal nostro sapone e il taglio. Ok.
apriamo, lo apro con voi in diretta. Wow, bellissimo, ecco qua il, sentite, ecco, questo sarebbe il sapone che abbiamo fatto la sera prima. Cosa facciamo? Profumo anche di lavanda. Io ho messo questo che tengo sempre, una teglia alla rovescio, un coltello, ci vuole un coltello, ok? E perché questi contenitori? Perché si sformano subito, si sforma subito il sapone. Quindi lo apriamo così, vedete? Si stacca dalle pareti, ok, si spinge, ok, oh, oh, l'abbiamo sformato, è tutto bellino, vedete, la mattonella di sapone, ok, tutto bellino. Ora lo giriamo e con un coltello si tagliano i pezzi, non so, li volete tagliare lunghi, li volete tagliare corti, li volete tagliare a mo' di saponetta, ok? Io lo taglio così, ok, ci vuole un coltello lungo e delle belle braccia. Allora, diventa, vedete com'è tutto bello lucido e compatto, ok? E io le taglio così a pezzettini, poi dopo ovviamente ci do un altro taglio così, zac, ok? Questo sarebbe come una torta, vedete, sembra una, una torta, non è da mangiare, quindi proseguiamo col taglio, li tagliamo più o meno, insomma, dritte. Vedete, diventano delle fettine così, poi si possono ritagliare. Ok. E poi si mettono a l'ho tagliato un po' storto, vabbè. E li mettiamo dentro una cassetta, io ho una cassetta di plastica, e vedete come sono belline, io continuerò a tagliarle, si mettono in una cassetta di plastica così in piedi, una a fianco all'altra, così un po' distanziate. E così il sapone deve maturare almeno 2 mesi. Se lo proviamo fa già schiuma, cioè c'è chi lo usa, però è meglio perché la soda è ancora un pochino attiva, quindi potrebbe bruciare la pelle. Invece se lo lasciamo maturare, il sapone arriva alla maturazione dopo 2 mesetti. Quindi io vi consiglio di lasciarlo maturare 2 mesetti. Con questo concludo il video, vi ho fatto vedere, adesso io continuo a tagliare la mia torta di sapone a pezzetti, poi la metto a maturare. Io ne avevo già una cassetta piena, questo l'ho fatto per voi, per farvi vedere, per i principianti, come ottenere un bel sapone tutto oliva. E per lavare le mani, è tutto profumato, il mio è profumo di lavanda, ci ho messo qualche goccino di olio essenziale di lavanda, e buona, io vi saluto al prossimo video, e magari adesso vi farò, non so se vi interessa, io faccio anche il sapone da barba, cioè quello che si monta, ho provato anche quello e ne ho ancora, e l'ho regalato, insomma, l'ho regalato a qualche amico così, e io non ho la barba,
Allora, niente, poi faremo qualche video. Adesso sto lavorando a un nuovo progetto della stufa, una stufa sia a legna che a pellet, un nuovo progetto che poi vi farò vedere. È un po' una sorpresa, un po' una sorpresa. Va bene, io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Ciao ciao!